Etruschi si erano stanziati nell'Italia centrale in una regione chiamata Etruria, a partire dal IX secolo a.C. L'Etruria era una zona che comprendeva il territorio dell'attuale Toscana, di parte dell'Umbria e del Lazio settentrionale. Riguardo all'origine degli Etruschi, gli storici hanno formulato diverse teorie. Secondo gli storici greci Erodoto e Strabone, essi provenivano dall'Asia Minore. Questa teoria è condivisa anche da molti storici contemporanei. Secondo altri, invece, gli Etruschi sarebbero giunti nella penisola italica dalle Alpi e, secondo altri ancora, avrebbero avuto origine da un'antica popolazione locale. Il periodo di massimo splendore della civiltà etrusca è collocata nel VI secolo a.C. Poi scomparve silenziosamente alla fine del III secolo a.C., quando dovette piegarsi all'espansione dei Romani e si unificò agli altri popoli italici. Gli Etruschi erano abilissimi artigiani, lavoravano l'oro, il bronzo ed erano grandi maestri anche nell'arte dell'intaglio dell'avorio. Erano insuperabili nella lavorazione della ceramica. L'agricoltura era alla base dell'economia etrusca. Gli Etruschi costruirono canali e dighe per irrigare i terreni più aridi e sistemi di drenaggio per bonificare i terreni paludosi. Grazie alla coltivazione della vite, divennero grandi produttori ed esportatori di vino. Le città etrusche formavano tanti stati indipendenti, retti da una monarchia. Ogni città era governata da un re, detto Lucumone, che concentrava nelle sue mani sia il potere politico che quello religioso. Gli Etruschi erano politeisti e veneravano, oltre agli dei, anche gli spiriti buoni e cattivi, gli eroi, gli antenati. Erano molto esperti nell'arte della ruspicina, che cercava di conoscere il destino attraverso l'esame delle viscere, degli animali sacrificati agli dei, l'interpretazione del volo degli uccelli e l'osservazione della caduta dei fulmini. Essi credevano nella continuità della vita dopo la morte. Per questo realizzarono le necropoli, ossia le città dei morti, con grandi monumenti sepolcrali. Durante il periodo di massimo splendore, gli Etruschi indossavano abiti dalle stoffe colorate e pregiate, soprattutto lino, che importavano dall'Oriente. Le donne appartenenti all'aristocrazia amavano anche sfoggiare gioielli preziosi. Gli Etruschi furono abili ingegneri e architetti. Costruirono grandi navi mercantili attrezzate con uno sperone a prua nel caso di scontro navale. E introdussero nell'architettura italica l'arco a tutto sesto e la volta a botte.